Andiamo a provare questi grandissimi signori. Allora, andiamo. Tagliela, salamella, 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 salamella. Oh, bello! 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 Oh! Non è vero. Raga, guardate, si sono fermati i giocatori. Il modulo giusto. Tagliela, salamella. Tagliela, salamella. Salamella, salamella. Oh, salamella, salamella, salamella. Attenzione. Bravo, calabrone. Attenzione, calabrone per salamella. Salamella, l'asse Milan. Asse Milan, attenzione, guardate, guardatelo. Lo scavalco con la biciclettona. Ti prego, fallo. No, bello il velo, bello il velo. Oh, guardalo. Mannaggia, aveva fatto una sovrapposizione. Attenzione, 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 salamella. Salamella, la salamella, la salamella. Salamella! Attenzione, attenzione, calabrone. Guardalo, calabrone. Quanto viaggia? Quanto viaggia calabrone? Guardatelo lì, calabrone, calabrone. Facci subito, bravo Biragone. Non posso circolare. Ci vuole tanto, ma tanto culo. Esatto. Dai, tagliela. Sì, salamella. Comunque, raga, è rapidissimo Salemaker. Posso vincere una partita, zio Pera. Mettono 20 anni la prima partita, quindi. Oh, dagliela! Ma vedete? Ma secondo voi la volevo dare lì io! E poi, cioè, io veramente la gente che si lamenta, che perde, io. Cioè, io gli vorrei far provare questa connessione, ve lo giuro. Gli vorrei far provare questa connessione a chi si lamenta. Ah, Rule Breaker. Bravo, Biraghi! Bravo, bravo, bravo. Non la volevo dare a lui! Bravo, calabrone. Guardate che si fermano, zio Pera. Zio Pera. Devo tirare, devo tirare, devo tirare. Ma perché? Vedete, vedete. 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Questo gol. Tagliela, salamella. Salamella, salamella, salamella. Fai gol. Questo, non so, sto Biraghi. Ma raga, ma tutti e due non stanno facendo una brutta figura, vi devo dire la verità. Poi vabbè, qua c'è comunque. Vabbè. Tagliela. Oh, ragazzi, allora, onestamente, prima partita che sto facendo di questi signorotti. Che sto facendo con questi signorotti, onestamente, vi devo dire che Salemakers non mi sembra una brutta carta. Biraghi sale un. Scusatemi, non Biraghi, volevo dire. Cioè, comunque, aspetta, allora, Vez, se mi fa sto tiro a giro, impazzisco. Biraghi non mi sembra male, Calabria sale troppo. Vi devo dire, prima partita con questi signori non mi sono dispiaciuti, soprattutto Salemakers. Soprattutto Salemakers, che ha una grandissima agilità, secondo me, palla al piede nello stretto, mi è piaciuto molto. Il tiro fa cagare, secondo me, e anche la finalizzazione. Tiro e finalizzazione, secondo me, al momento fanno cagare, però vediamo. Vediamo. Vai. Vai. Mamma mia. Guarda, guardatelo, guardatelo. Guardatelo, guardatelo il difensore che sto comandando. Avete visto? Si fermano. Vabbè. Veramente. Ti do a giocare con questa merda di. Ragazzi, Salamella. Vi ripeto. Una bella carta. La perdi sta palla. La perdi. Dai, dai, Drogba. Pallaccio. È quello che può fare la punta singola. Biragone non mi sembra male. Stupido io, stupido io. Stupido io. Dai. Sì, bella. 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 Oh. Bella, salamella. Ma vaffanculo, traversa.
Però, raga, avete visto quanto è agile palla al piede? Zio Pera, a me fanno impazzire questi giocatori, vi devo dire la verità. Oh, tagliela. Annaggia, se fosse toccata. Mi sta piacendo Salemakers. E vi devo dire, Biraghi più di... Oh. Comunque chiesa titolare. Sì, ma è la prima da titolare, vero? Mamma mia! Mamma mia, non c'ha capito un cazzo! Vai, buono. Vai, dai, 4. Perché effettivamente poi dalla 1 o dalla... No, ero in elite. Dall'elite sono sceso in 2. E poi dalla 2 sono sceso... Not bad. Anche Biraghi, ragazzi, è molto, molto, molto aggressivo. Mi sta piacendo. Cioè, ce l'ho un modulo col pressing. Merda, pensate se l'avessero fatto 5 skill su Salamella. Comunque, Calabria, lo sapete, la cosa che mi piace. E comunque in game sembra grosso. Ah. Perché, cioè, alla fine... Comunque è molto rapido, cioè, avete visto? Molto rapido, Salemakers. Per me non è scarso. Salamella! Forte che non ci supera, forte. Ok. Forte, bravo. Anche utilizzare. Dai. Vabbè. Finito. Andiamo a fare l'ultima con questi bravi ragazzi. Odegaard, CC, raga. Tereni, Odegaard non può circolare. Madonna, è volato. Testa, bravo. Quadrado, sei quadrado. Calabria. Esci Biragone. Cos'è quello? Cosa ho visto? Minchia Ibra. Magari, raga. Oh, conta Biraghi, scusa. Minchia. Unizia Biraghi, oh. Raga, la provo d'esterno. Calabria non è una brutta carta. Sì, gran connessione. Comunque sono giocatori che, vuoi o non vuoi, chi ha una Serie A, bene o male, se li potrebbe comprare tutti quanti. Non sono scarsi, perché, ragazzi, giocatori scarsi... Raul Garcia è scarso. Quello è una merda, veramente, quello al sugo proprio. Se vi devo dire, magari Teo Base o lui, vi dico Teo Base, di Biraghi. Però se volete provarlo come giocatore, io un 3 glielo darei. Poi se siete in divisione alte, no, ovviamente. Calabria invece non mi dispiace, abbastanza grosso in game secondo me, non me lo aspettavo così grande. È molto presente, oh, se gli devo dare una sufficienza gliela do la sufficienza, non è male. Però è più forte Teo, ragazzi. Più forte su Next Gen, Politano, Gioia Invernale o Salemakers? Per me è più forte Politano. Anche se mi sto divertendo di più con Salemakers, vi devo dire la verità. A livello di divertimento, però poi quando devi quagliare qualcosa, secondo me Politano è un tiro migliore. Vedete. Allora, secondo me non fanno schifo per me. Sono carte, per chi non ha tante pretese, parliamoci chiaro, non sono carte che possono in assoluto competere o dire mi fanno il cambio di qualità, il salto di qualità all'interno di una squadra. Questo assolutamente no. Tuttavia, un Salemakers, io mi sono divertito ad usare Salemakers in queste 3 partite. 2 gol in 3 partite, un assist, molto agile, molto brevilineo. Mi è piaciuto anche il primo controllo, molto rapido, soprattutto nei primi metri. Avete visto la prima azione, ha bruciato il terzino, chiaramente ha poco fisico e ne ha campo lungo, poi a campo aperto lo riprendono. Perciò, se mi chiedete più forte di Politano, vi dico di no, secondo me Politano è più forte.
È più forte di Kone, secondo me. Sì, per me è più forte di Kone o di tutti i giocatori base che ci sono. Voto, dai, 6,5 glielo do. 6,5 glielo do. Io ho messo finalizzatore, potete provarlo anche con cacciatore. Secondo me su PS4 è meglio. Calabria in game è molto grosso. È grosso, secondo me. Quindi, onestamente, mi sento anche a lui di dare una sufficienza. Gli do il 6+. 6+. Non è automatico, però... Mi è piaciuto a livello difensivo, ma soprattutto a livello di equilibrio. Sì, quello mi è piaciuto. Intercetta, per quello mi è anche piaciuto. Buoni passaggi. Sale un po' troppo. Onestamente, infatti è più forte Quadrado a mio avviso, però comunque se lo volete provare siete milanisti, sì. Mentre invece Biraghi può diventare Lengthy con Architetto su PS5, su PS4 secondo me non mi sento molto di consigliarlo. Se avete Gosens è molto più forte a mio avviso, ma anche un Hernandez è molto più forte. Tuttavia ha dei grandissimi passaggi, secondo me, buoni cross, cioè buoni, ottimi cross. Ma niente di che, cioè non è un fenomeno. Ah, gran potenza tiro e gran punizioni. C'è una clip, forse se la metterà Gigione se mette la clip della punizione di Mancino. Punizione assurda, ha rotto la porta. A lui gli do un 6. Ripeto, non vi cambiano il club, ma potete dargli un try. Se avete una Serie A e non volete provare i soliti Quadrado, i soliti Teo, e non avete Gosens UCL, provateli. Gli ho messo Architetto perché può diventare Lengthy. Poi se mi chiedete, meglio Salemakers, Chiesa o Politano. Politano. Mendy base o Biraghi? Mendy. Teo o Biraghi? Teo. Però questo Biraghi non fa schifo. Niente. Ragazzi, si conclude questa review su YouTube di questi tre giocatorini. Mi raccomando, seguiteci in live sul canale Viola, Fondatori Footer, facciamo in live queste review. Ma soprattutto lasciate like, commentate e dite secondo voi quale carta sarebbe dovuta uscire in questo Team 2 dei Centurion. Secondo me, Pogba. Ciao ragazzi.